Il 70° anniversario della Liberazione si celebra così anche a Lecce, in Piazza Partigiani, un momento di riflessione ed anche di festa per far conoscere e riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di dolore e distruzione, la fine della guerra e l'avvio della rinascita del paese. La liberazione dell'Italia dai nazifascisti non è solo una pagina di storia, una data simbolo della cultura repubblicana perché rappresenta il culmine della lotta di resistenza militare e politica. Durante la cerimonia, dopo le deposizioni delle corone ai caduti ai piedi della scheggia marmorea, si sono avvicendati gli interventi del prefetto e dei rappresentanti istituzionali. Non solo il commosso ricordo del coraggio e del valore di quanti sacrificarono la propria vita per porre fine all'occupazione nazista e alla guerra, ma l'avvio di una nuova storia democratica e politica dell'Italia che si proietta nel futuro riappropriandosi del proprio passato. Questo anniversario deve vederci uniti negli ideali e nell'impegno concreto, con l'identica fiducia e la stessa voglia di riscatto che seppero trovare i nostri padri per assicurare una prospettiva di sviluppo al Paese e un sereno futuro ai nostri figli. Grazie, viva la Resistenza, viva il 25 aprile e viva l'Italia. Brava. Un'esaltante pagina di storia che la nostra memoria, operosa e non prigioniera di riti puramente celebrativi, non può e non deve cancellare. Perché una nazione senza memoria rischia di perdere la propria identità, e tenere desta la memoria della Resistenza significa salvaguardare un patrimonio morale di ideali e di valori su cui fondare il senso di appartenenza e l'unità nazionale. Doveroso il ricordo dell'ultimo partigiano leccese Umberto Leo, scomparso nei giorni scorsi. E tante le iniziative in molti dei comuni della provincia che ricordano i propri eroi, come Cosimo Di Palma, nato a Campi Salentina nel 1915, ufficiale dell'aeronautica, medaglia d'oro al valor militare e alla memoria, che all'indomani dell'armistizio chiedeva tra i primi ed otteneva di partecipare alla lotta di liberazione. 1943 a 1945 c'è stato un troppo versamento di sangue e qualcuno, forse diciamo ad arte, se ne è voluto dimenticare, oppure ha voluto sottacere, oppure ha voluto tenere, come dire, a debita distanza questa memoria. Noi dobbiamo assolutamente ripristinare la memoria.